Buongiorno ragazze, secondo direi, sì, direi secondo video dei prodotti terminati del periodo. Fatemi sapere se mi sono sbagliata. Prima cosa, è cambiata la luce, direi. Ditemi se si vede qualcosa, se c'è una differenza. Secondo me è migliore, c'è più luce, più bella. Però, ripeto, fatemi sapere. Perché non ho fatto prima tanti prodotti? Perché di molti ve ne avevo già parlato, quindi mi sembrava inutile, insomma, ripetermi all'infinito le stesse cose. Li ho tutti nel mio famosissimo sacchettino arancione. E adesso con molta calma perché sono oberata di cose, sono oberata di lavoro, non di cose, quindi sono piena di cose qui davanti. E adesso ve le mostro un po' per volta, alcune addirittura credo siano doppie. Comunque iniziamo, andiamo per ordine. Allora, questa crema qui è crema per capelli, è una maschera e semi di lino della Fitocose, Linissimo, si chiama, ve ne ho già parlato. Comunque, riassumendo, non mi è piaciuta, troppo pesante e non credo faccia. E io ovviamente questa, per quello l'avevo provata, ma troppo pesante, non credo faccia nulla sui miei capelli, quindi no, non la ricomprerò mai più. Ho finito anche sempre bio, shampoo delicato della Bioficina Toscana. Ottimo prodotto, davvero davvero ottimo prodotto. Bio lava benissimo, non lascia i capelli unti, mi piace un sacco. Non lo ricomprerò semplicemente perché ho tanti altri prodotti da testare, ma assolutamente consigliato. Adesso ve lo leggo bene. Shampoo delicato, gentle shampoo, azione rinfrescante e lucidante. Bioficina Toscana, ottimo. Non paragonabile alla loro meravigliosa maschera, però ottimo. Poi ho finito, crema corpo, ne avevo comprata al Cosmo Prof di, non di quest'anno ovviamente, ma dell'anno prima. Orrenda, è una crema naturale, un burro naturale, scusatemi, di Cocossante. Insomma, era una ditta tedesca o austriaca, non mi ricordo, comunque di quelle zone. tutta naturale, era un burro corpo. Da me non si assorbiva, vi giuro, me la davo la notte, andavo a letto, la mattina dopo era ancora, no. Ma queste cose io proprio ne ho un orrore. Poi, mini, non è un camioncino, si compra, è di Sephora, Super Démaquillon Waterproof. Waterproof Eye Makeup Remover, sono gli struccanti quelli bifasici, blu e trasparenti. Ve li ho già commentati in un video, ve li ho messi nei miei preferiti e l'ho già ricomprato. L'unico struccante che non mi fa bruciare gli occhi e che toglie anche il mondo. Infatti voglio provarlo per togliere le macchie. No, scherzi a parte, è davvero fantastico. A me non fa bruciare gli occhi, io lo adoro e ripeto, l'ho già ricomprato. Lui era la prova. Mi piace quando ho i prodotti in taglie piccole così li posso provare e non pentirmi di aver preso chissà cosa, speso chissà quanto. Anche il prezzo è abbordabilissimo. Struccante occhi idratante delicato Vivi Verde Coop. Va bene che sei naturale, però se poi non togli niente io non so cosa farci, quindi no, bocciatino, bocciatino. Molto delicato, però sembrava tipo un tonico più che uno struccante, però sì, non faceva bruciare gli occhi, questo è vero. Poi, guarda se di questa cosa ne ho uno o due, no, ne ho una. Balsa, credo ve l'ho fatto vedere anche nell'altro video. Crema balsamo lavanda contro la secchezza dei piedi, Bottega Verde. L'ho finita e ne ho già ricomprate altre due. Che dirvi? Ve ne ho già parlato 20 volte, non vorrei essere stancante, ma è bellissima, è adorabile. Io ho i piedi morbidi come il culetto di un bambino quando la uso. Quando la uso, perché spesso mi scordo, però davvero un prodotto, per me è il miglior prodotto di Bottega Verde. Vi faccio un video su Bottega Verde, ve lo annuncio perché sto. Perché sì, no, sto provando tante cose, hanno sempre degli ottimi sconti e sono contentissima. Poi, Collistar, scusate se ho rotta metà la crema, ma dovevo finirla, cioè, non so, lo faccio solo io. No. E niente, io sapete che compro sempre l'olietto con l'anticellulite Collistar e di solito è abbinato, questa volta è abbinato alla crema rassodante intensiva. Cioè, una crema, non ho visto questo effetto, tutto sto rassodamento intensivo che promette. Non è per l'amore del cielo che faccia schifo, però, insomma, una crema normalissima, ecco, non tiriamocela troppo per dire. Poi, Peggy Sage, base top coat. Lo ricompri? No. Niente di che, come tante altre basi, io trovo che dopo un po' diventino collose. Dopo un po' per me queste basi non fanno i fili e per me durano troppo poco e non vedo una gran differenza tra con e senza. Senza. Stesso discorso per ho sbagliato. Lui, base di pupa, sbiancante antigiallo, dura poco e io non vedo la differenza, quindi mi spiace, ma no, non vi ricompro.
Niente di entusiasmante il. Come vedete ce n'è di prodotto un filino, però fa i fili, non riesco più ad usarlo. Questa qua è fissatore brillante. Non fissa granché, non è che mi piaccia particolarmente, se hai capito. Però avevo sentito parlare molto bene, sinceramente, dei prodotti Pupa, quindi voglio riprovarli sicuramente, questo sì. Sono brava, cioè se un prodotto mi delude non è che lo bocci categoricamente, gli do altre possibilità. Peggy Sage, acceleratore di asciugatura, se avete visto il Cosmo Prof, sapete, il video del Cosmo Prof, sapete che ne ho già comprato un altro, il miglior prodotto per asciugatura dunque che io abbia mai provato, quindi che c'è da dire? Mio amore lui, l'amore della mia vita è lui, sappiatelo, ve l'ho detto. Poi, anche di questo prodotto non c'è niente da dire, matita Catrice, non ha uguali, forse anche quella di Kiko non la batte, però devo dire, non lo so. Ho finito il aiuto. Avete presente nel Clarisonic che vi danno questa cremina qua? L'ho finita, Refreshing Gel Cleanser, la ricompri? No! Non perché non mi sia piaciuta, ma perché non me ne è anche entusiasmato più di tanto, cioè uno come tanti altri. Adesso ho una mousse della stessa marca di quella maschera fantastica bianca e nera, che non mi fa né caldo né freddo, se no ogni tanto uso quella della Coppa. Cioè, non sento la differenza sul mio viso. Molti di questi prodotti non li ricompro perché non sento la differenza, quindi tanto vale non ricomprarli. Ho finito le famosissime The Makeup, a me non le hanno inviate, io non sono nessuno, me le sono comprate. Tutta questa innovazione sì, hanno una parte piatta e una rigata, ma insomma sarà che io con gli struccanti non ci vado d'accordo, però insomma, sono salviettine, va benissimo il cotone o quelle da 50 centesimi, 100.000 cose al supermercato, quindi no, non la ricompro. Poi, due prodotti che ho finito che sono ricordi di viaggi che mi sono fatti portare dalla mia mamma, Corres della marca Corres, greca, non lo so dove me li sono fatti prendere, non lo ricordo, fa niente comunque durante il loro viaggio, e avevo preso questo qua scrub viso e questo blush che come vedete è completamente finito. Carini, niente di che, ma molto molto carini. Questo blush, questo scrub qua è molto carino perché era all'olio d'oliva e a pomegranate, cos'è in italiano? Non mi viene, fa niente. Comunque, questo era di questo colore qua, molto bello. E di solito quando fanno i viaggi dei miei genitori o comunque altra gente mi faccio sempre portare qualche cosa e questi qua li ho finiti. E ovviamente non li ricompro, mi sembra stupido dirlo. Poi, sferette Sephora, quelle per il bagno. Mi avevano regolate, ne dovrei avere anche una terza, eccola qua, rosa. Come vedete mi conoscono le persone, io ho tutti i colori che mi regalano. Le volevo tenere nel bagno, mentre vi parlo controllo qua dentro, le volevo tenere nel bagno per decorazione ma perdono un po' sotto, quindi la mamma dopo mi sgrida se lascio gli aloni sulla vasca da bagno. E ho finito anche questo che era un campioncino di Lush, però ho intenzione di acqua marina, si chiama, è possibile uno scrub tipo. Non mi è piaciuto per niente lo scrub, cioè non mi ha fatto un buon effetto, non mi ha fatto niente a dire la verità. Sto cercando di aprirlo questo qui ma non ce la farò, infatti non si apre così, vedete che vuoto, lo tengo per metterci magari dei campioncini. Ce l'ho fatta, è vuoto. E niente, questo è stato il secondo video. Ripeto, c'è qualcosa che vi interessa sapere più nello specifico? Qualche prodotto di questi? No, sicuramente. Però vi ripeto, vi farò sapere di Bottega Verde. Magari mettetemi se avete voglia nei commenti se c'è qualche prodotto che vi interessa di più. Se ce l'ho, ve ne parlerò con più che piacere. Per il resto è finito anche questo video. Mi mancate tanto, ho voglia di fare un tutorial. Non so in quanti video ve l'ho già detto, ma mi manca tanto. Vi mando un grosso bacio, quindi alla prossima. Ciao bellezze!